Allora, questo è un altro angolo del territorio di Expo. Se vieni con la camera, riusciamo a inquadrare come una buona parte di questo lato è ormai una discarica abusiva. Vieni con la camera più vicino, perché di qua, vedete, continua, no? Adesso ci sono quest'erba che cresce in maniera preoccupante. Sotto, voi non la vedete, ma c'è ancora più spazzatura. Quindi in questa parte è una discarica abusiva. Vedete lattine, buste di plastica, plastica, bottiglie e chissà cos'altro. Va bene. Andiamo a vedere più avanti. Ecco, qui sotto c'è una specie di piccolo pozzo, siamo sempre a lato del territorio Expo recintato e ci sono dei fustini. Non sappiamo esattamente cosa c'era in quei fustini, quindi non sappiamo esattamente cosa c'è in quest'acqua. Ce ne sono tantissimi oltre questa selva oscura, direbbe Dante. Però ecco, dà il senso comunque, al di là di questi arbusti, si capisce bene cosa c'è oltre all'interno di questo campo. Allora, questo è il cartello che si trova nell'altro lato dell'area che è adibita all'Expo e che, come vedete, ovviamente ancora non ha nessun tipo di cura, e anche perché i terreni non sono ancora in mano alla società che dovrà gestire l'Expo. Come vedete, anche questa parte è una piccola discarica a cielo aperto, un po' più fantasiosa in realtà, visto che c'è, guarda, c'è anche un quadro. Guarda Alessandra, lì c'è anche un quadro. Va bene. Allora, se andiamo da questa parte, potete vedere. Lì c'è un cancello divelto, al di là di questo muro chiunque comunque la sera può entrare, fare quello che vuole, perché vedete il muro è molto basso, no? Quindi basta fare così, si passa di là e chiunque può entrare la notte e fare quello che vuole. Attenzione, perché invece da questa parte c'è tantissimo materiale, un po' sommerso, un po' no. Allora, un'altra domanda che ci si può fare, per esempio, è: che succede se questi territori che verranno presto dati in mano alla società che gestisce l'Expo saranno in qualche modo, creeranno qualche problema? Perché magari il territorio è da bonificare, perché magari qua sotto non si sa esattamente cosa c'è. Allora, questo può essere un problema? Vedete poi da questa parte, anche qui lattine, lì c'è tutto un altro terreno, un altro territorio, e lì bisogna capire che cosa verrà fatto. Però sostanzialmente questo è il territorio dell'Expo, questo è il cuore dell'Expo. 3 anni fa Milano vinceva l'appalto, insomma, a Parigi, e cominciò a pensare e a gestire l'Expo.